Chissà come funziona tutta sta roba. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso. E cosa posso dire? Scusate se a volte guardo lì, altre volte guardo là, ma c'ho tipo un computer qui e la telecamera di qua. Purtroppo non ho un setup da professionista perché non ho mai fatto queste cose ed è la mia prima volta, quindi yuppie yay yay. Non so neanche da dove cominciare perché sono successe tante cose e avevo voglia di ricominciare visto che inizio anno non è stato proprio il top del top. E poi sono successe un sacco di cose a livello proprio anche emotivo, soprattutto l'anno scorso verso tipo i primi mesi dell'anno scorso, che è stato un delirio totale, un devasto, un casino, quindi non ero proprio in me, non riuscivo assolutamente a fare tutte le cose che avrei voluto fare, non sono stata neanche troppo eccellente a scuola, quindi ero letteralmente proprio senza la voglia di fare niente, un periodo veramente strano. Tra parentesi, scusate se ho una voce tipo da sembro Harry Potter con questa voce, il doppiatore italiano, però mio Dio. Ma ho uno strano mal di gola. Tranquilli, non è quello che pensate voi. L'ho già superato quello inizio anno, come vi ho detto, inizio anno è stato meraviglioso. Perché sì, ho avuto il Covid inizio anno, meraviglioso, che poi vi sto facendo tutto questo ambaradan di roba soltanto per poi cominciare a giocare a questo meraviglioso gioco. Quindi cominciamo col giocare e poi spiegherò un po' meglio tutto quello che è successo. Eccoci qua, scusate, ripeto, se non ho un setup meraviglioso, scusate se il mio microfono non è dei migliori, prometto che appena finita l'università farò il possibile per rendere il tutto ancora più meglio. E c'è una luce di Dio. Questo purtroppo è il mio setup, ripeto, non posso fare miracoli, ho un solo schermo, quindi non so neanche che cosa sta succedendo dietro le quinte. Meraviglioso, direi. The Sims 4, ma perché The Sims 4? A parte il fatto che l'hanno dato gratis su Steam, quindi top, che bello! Allora, innanzitutto creiamo una magnifica, meravigliosa partita. Non so se dovevo creare sì da capo, perfetto, ottimo, young adult. Ma non la voglio fare questa cosa. A me non piace fare questa cosa perché ti crea un personaggio fatto da zero ed è una cosa che a me sinceramente non piace. Perfetto, cominciamo da qui. L'audio spero sia giusto, spero sia corretto, non lo so, ripeto, questa è soltanto una prova per parlare anche un po' con voi, direi proprio che creerò me. Perché avevate dubbi per caso? Allora, innanzitutto scusate se denudo il personaggio, ma se no non capisco esteticamente se ci azzecco o meno. E mentre mi creo vi parlo un po' di quello che è stato, insomma, è stato un periodo un po' difficile, soprattutto l'anno scorso, ripeto, è stato un periodo molto particolare, molto strano per me perché ho dovuto affrontare un sacco di cose. Tra parentesi, la cosa più buffa è che c'è un aspetto della mia vita che ancora non vi ho raccontato. Dopo tanti anni che me lo stavo chiedendo e stavo dicendo, ma io sono normale, tutto a posto e cose così, ho scoperto 2 anni fa ormai. Mi pare, sì, ormai sono 2 anni, sono passati 2 anni perché ricordo che anche l'anno scorso a scuola ho dovuto dire comunque questa cosa ai professori. Ho scoperto di avere la DHD. Yuhu! Finalmente una diagnosi che diciamo che molti diranno: ah, vabbè, dai, ma tu non sei il tuo disturbo di qua e di là. Allora, facciamo che di questo argomento ne parleremo in futuro, in un video apposito, secondo me sarebbe la cosa più, diciamo, adatta da fare. Parlare di questo argomento, dato che è molto delicato, e la cosa poi che mi ha spinto anche a voler fare, che farò un video riguardo alla DHD, è il fatto che ci sono un sacco di voi anche su Instagram, soprattutto, infatti seguitemi su Instagram perché lì sono attivissima, ma proprio H24 costantemente, che su Instagram mi hanno scritto e mi hanno detto tipo ho questo problema, ho quest'altro problema, così così così, e mi hanno detto tutta una serie di cose, mi hanno preso in giro per via dei My Little Pony. Se riesco a trovare un modo, prometto che farò anche dei video su My Little Pony Magic Heroine, che mi piace tanto quel gioco. Poi, dato che ho cambiato telefono, ho dovuto ricominciarlo per l'ennesima volta, da capo, da fresco, che bello, proprio ciò di cui avevo bisogno. Ho proprio intenzione di portarvelo. L'unico problema è che non è facile perché devo trovare tipo il modo per registrare il telefono, eccetera. Come vi ho detto, con i programmi da Windows non sono proprio bravissima perché sono sempre stata abituata a quei programmi Mac, ho un po' di problemi col Mac, quindi non posso fare tutto quello che state tipo vedendo adesso, però prometto che farò il possibile perché sono proprio intenzionata a portarvi qualcosa che riguarda i My Little Pony, dato che
che ragazzi ci siamo cresciuti con quelli, cioè ormai adoro soprattutto quando molti di voi nei messaggi mi scrivono ti seguivo sempre su YouTube, portavi le serie su My Little Pony, mi piacevano tantissimo, e a me si stringe sempre il cuore, tipo dico Dio, che cosa bella, mi viene da piangere, e lo so, purtroppo ho smesso le serie e tutto quanto, ma ragazzi, cioè, non si può rimanere sempre incollati a quello. Poi purtroppo, ripeto, ci sono stati un sacco di problemi, non avevo più neanche proprio la forza di fare questi video, quindi ho detto no, devo cambiare, devo assolutamente cambiare, e l'ho fatto, sono andata avanti, sono cambiata, sono successe tante cose. Ah sì, sappiate che su questo gioco ho messo le mod, ho messo un bordello di mod, un bordello di cose scaricate, perché cioè, sto gioco è bellissimo, ma con le mod è qualcosa di spettacolare. Adesso non so se questi me li fa mettere. Fammi vedere i dentini, apri la boccuccia, voglio vedere i dentini. Ah, eccoli qui, che belli! Quasi quasi io li tengo perché sono bellissimi i dentini così, cioè io li adoro tantissimo. Oh, ci ho messo anche le bollicine, visto che. No, io per fortuna adesso ultimamente non le ho più, però le ho avute. Questo ce lo metto, Gianfranco. Gianfranco, il bufbolone che di solito viene qui sotto, perché sì, ce lo metto, perché è bellissimo, è particolare. Ce lo metto. E quindi non so neanche se ciò che sto dicendo sta effettivamente avendo senso, dato che sto parlando molto velocemente a vanvera, ma spero abbiate capito, insomma, tutto l'andazzo, spero che abbiate capito e siate comprensivi, però ci tenevo anche un sacco a portarvi dei contenuti, perché comunque mi mancava, cioè io amo videogiocare, cioè ho riscoperto una cosa che non dico che credevo di aver perso, però comunque sia, dato che giocavo sempre da PlayStation e tra varie cose ho detto no, dai, voglio assolutamente tornare a giocare anche un po' da PC, perché comunque sin da piccola io giocavo al PC. Tra l'altro, ve li ricordate Tom, Susie, Millie e Biff? Cioè quel gioco era quella serie di giochi, quelli con il coniglio che era Millie, Susie era la gattina, Tom era il topo, Susie era la gattina e Biff era il rinoceronte. Cioè, ditemi che anche voi ci avete giocato almeno una volta, perché quel gioco è bellissimo. Non so come metterli i capelli perché ce l'ho più o meno così, non proprio così, diciamo, ondulati, però è come li vorrei, quindi top direi assolutamente. Ah sì, poi ho messo le cornine, quanto sono carine. Devo assolutamente, tra l'altro, scaricare altre mod. Se voi avete dei suggerimenti per delle mod, fatemi sapere. Ah, queste sono stupende. Diciamo, non sono fatte benissimo, però chi se ne frega, chi se ne frega. Gli occhiali, perché io sono occhialuta, assolutamente. Il problema è che non mi ricordo se avevano messo degli occhiali simili ai miei, perché io non li ho mai trovati proprio simili ai miei. Non ce ne sono. Questi grandi sono abbastanza ok, però non ce li ho così grandi. Forse questi sono quelli più simili. Sì, dai, teniamoci questi. E ovviamente i choker, perché ora non li ho, ora mi vedete tipo tutta rosa, carina, eccetera. Ma il mio stile di solito è molto darkettone. Chi mi segue su Instagram sa molto bene. Oltre a questo, la mia vita è andata molto meglio dopo che ho preso tante decisioni. Moltissime decisioni. E dopo che sono riuscita a prendere decisioni molto importanti nella mia vita, la mia vita è completamente cambiata. Questa ero esattamente io l'anno scorso. Non ho più, diciamo, delle catene che mi tengono ferma, bloccata su alcune cose. E di questo devo ringraziare i miei amici e il mio ragazzo. Io non trovo il colore degli occhi, non so se mi trovo io o non trovo il colore degli occhi. Niente, il gioco ha deciso che vuole farmi avere gli occhi azzurri, che ripeto, magari li avessi, ma non erano qui il colore degli occhi, povera me. A quanto pare il gioco vuole maledirmi, io pensavo fossero qui tipo il colore degli occhi. A quanto pare il gioco vuole farmi avere gli occhi così. Ok, a me non è mica un dispiacere, anzi, più che volentieri, cioè magari li avessi azzurri. Pagherei oro per averli azzurri, ma non ce li ho, quindi nada. Tra l'altro sto perdendo un botto di tempo soltanto per cercare il colore degli occhi, ma mi pare normale una cosa del genere, io non mi ricordo le cose. Ok, teniamo gli occhi azzurri, trovo tanto potrò cambiare il sim tutte le volte che voglio, quindi chi se ne frega, anzi scrivetemi nei commenti se voi avete la soluzione a questo mistero misterioso. Bella questa, mi piace, però non mi fa impazzire il motivetto che c'è sopra. Forse questo mi piace un po' di più, carino direi. Questo già è più da me. Molto bello, molto molto bello. Forse addirittura anche così c'ho la scritta verde su una maglietta simile a questa, però va bene.
Felpe, le felpe, no, dai, mi metto così, va bene lo stesso. Oh, bella questa, che bella, la gonna così. Non mi ricordavo neanche di averla installata questa qua di mod, delle cose tipo go gothic. Ok, ora sono molto indecisa, non so se mettermi quella gonna di prima o questo, ma penso, sì, dai, mi tengo questo perché è troppo carino. Dasai! Dasai Osamu! E la cosa buffa è, vi prego, ditemi che non sono l'unica, The Sims è quel gioco in cui tu passi più tempo a creare il tuo sim piuttosto che a fare tutto il resto. Infatti non so esattamente quando riuscirò ad andare avanti su questo gioco perché adesso mi viene soltanto voglia di... Perché me l'ha messo sotto i pantaloni? What? I bug, quelli belli, sì, questo gioco è pieno di bug, più che altro ci sono i bug per le mod, infatti questa è una mod che mi ha messo sopra i pantaloncini. Beh, voglio provare se con la gonna... Sparisce, sì, sparisce, perfetto, ha vinto la gonna, ragazzi, ha vinto la gonna per un bug, bellissimo. E mi metto forse giusto un paio di calzini perché queste calze sotto, se non ci mettete dei calzini, poi vi fanno malissimo i piedi. Quindi io sotto alle calze così a rete mi ci metto sempre degli altri calzini, magari piccolini, perché se no fa malissimo. Belli, ma non c'è la neve, cioè c'è stata la neve, ma non c'è più ora. Questi sono stupendi, li ho simili, molto simili, oserei dire, però mi sa che avevo preso una nuova. Ok, diciamo che è stato inaspettato, non mi ricordavo di avere una mod che si chiamasse No Fits, però è stato interessante, molto interessante, oserei dire. Tanto poi ascolterò anche i vostri consigli e mi direte voi, magari se avete tipo qualche idea su qualche abbigliamento o qualche stile per il mio personaggio, perché voglio fare questa serie un po' con voi come facevano altri YouTuber, dato che io ho sempre amato le serie su YouTube di The Sims 4. Questa è la volta anche per me, non so cosa succederà, non so come andrà avanti tutto questo, però spero bene. Ecco ragazzi, questa sono io d'inverno quando non ho voglia di depilarmi perché è una rottura di coglione. Ecco, vorrei tipo un tatuaggino così, magari non sulla caviglia perché non si vedrebbe niente, cioè io ho bisogno di vederlo un tatuaggio perché sennò che ce l'ho a fare? Sì, no, il cuore no, veramente. Guarda, facciamo il gatto, guarda, il riassunto perfetto della mia vita, il gatto, il mio Piffle, che tra l'altro creeremo anche Piffle, perché se non ricordo male dovrei anche avere il DLC dei cani e gatti. Tra l'altro vi prego, ditemi che anche i vostri animali hanno tipo 20.500 nomi diversi, tipo Piffle si chiama Bifol, Spocchio, Fofo, Toto, Merdolo perché caga sempre in continuazione, quindi mia madre lo chiama Merdolo, perciò ditemi che anche voi avete questo tipo di rapporto con i vostri animali. Ok, direi che ci siamo, sono io, tecnicamente parlando, sono io, sì, cioè all'incirca con gli occhi blu, magari con gli occhi blu, non ho capito se è un bug o qualcosa o sono io che sono cieca come una talpa, ma non trovo il maledettissimo colore degli occhi. Non ho molta voglia di fare anche gli altri outfit, quindi... Li faremo magari più avanti, tanto il mio personaggio arriva. Magari giusto quello per dormire, perché per andare a dormire dovrei sembrare un Sith di Star Wars? No, cioè, guardate, se sembro Anakin in versione femminile con sto coso, ma che cosa? No, leviamo questo perché... Questa sono esattamente io il lunedì mattina che non ho voglia di andare all'università e nel letto sono esattamente così, quindi perfetta, precisa, accuratissima rappresentazione. Cioè, tu immagina, sto andando a vado a dormire, sto nel letto con il mio amore, mi metto giù a dormire e poi lui si gira e mi trova così. Tipo, avete visto, no, che loro per andare a dormire si cambiano e girano su se stessi. Ecco, mi giro, mi metto così sul letto, sono un teschio, uno scheletro. E lui tipo, ah! Questo sembra più un vestito da sera, ma perché mi metti questi vestiti? Dove sono i pigiami? Oh, pigiamini, quelli belli. Esattamente come sto io adesso, perché io raga, sono in pigiama in questo momento, perché... Non ho voglia di mettermi tutta in gingheri per registrare esattamente come sono io. Cioè, vedete, almeno c'ho anche la... Oh, perfetto, io sono esattamente così adesso, solo che questa è azzurra, quindi adesso non so se... Ecco, esattamente, io così tutto il Natale, esattamente uguale. Quindi mi metterò le ciocia a coniglietto, ovviamente. Le mettiamo rigorosamente rofa. Anche se io a dire la verità ce le ho grigie, però le mettiamo rofa. Signori, siamo direi pronti. Oddio, no fit, mi perseguiterà nel sonno. Ora vediamo un po' le aspirazioni. Non ho scaricato tutte le mod delle aspirazioni perché non ho capito come mai mi davano alcuni problemi, quindi ho deciso di toglierle. La mia aspirazione, no, food decisamente no.
no, location proprio no, creatività no, musical proprio no, io proprio tutto fuorché con la musica, perché raga, io ve lo giuro, non sapevo manco suonare flauto quando andavo alle medie, quindi proprio raga, musica no. Painter extraordinaire, decisamente sì, vorrei fare la più che pittrice fumettista, però va bene così. È vero, mi sa che l'avevo scaricato davvero. C'è il tratto con la ADHD. Che poi, cioè, spero che non dia fastidio il fatto che la prendo con, tra virgolette, scherzo, ma ragazzi, cioè, nel senso, io non sono un'esperta, non sono, come vi ho detto, ne parlerò poi in un altro video. Nella vita a volte bisogna prendere le cose un po' più con gioco, ma quanto più proprio bisogna essere a volte felici di ciò che si ha e cercare di aspirare sempre oltre. Per carità, capisco che questi disturbi purtroppo possono creare un sacco di problemi. Io sono la prima che appunto ha dei problemi. Bisogna sempre riuscire a trovare la forza di rialzarsi, che lo so che è una frase fatta, che purtroppo le frasi fatte sono un po' inutili certe volte, però allo stesso tempo secondo me bisogna avere la forza di riuscire a dire, con l'aiuto dei propri amici, dei propri cari, delle persone a cui vogliamo bene, anche con l'aiuto di psicologi, psicoterapeuti, perché raga, per quanto possano dire la psicologa è inutile, non andate dalla psicologa, voi dovete fare quello che vi pare, insomma, dovete un po' sbattervene le palle di quello che dicono quell'altro e fare quello che voi vi sentite di fare. Vi sentite di andare dalla psicologa? Andateci. Vi sentite di dover parlare con qualcuno? Parlate. Non avete voglia di parlare con nessuno? Non lo fate. Cioè, non è difficile alla fine. Sono esattamente io, ragazzi, ENFP approved, esattamente io, cioè, perfetto, sì, ci sono anche altre di queste cose, però penso che vada bene così. Ma perché ste camminate così brutte? Io mi metto la camminata normale, raga, perché veramente ci stanno, cioè, questa è quasi più, sembra più normale andare in giro così, piuttosto che così. Che sembro un gigante di Attack on Titan. Cos'è sta cosa? Comunque, direi di fare tipo, non so, allora prima faccio Piffle, perché Piffle è Piffle, lui merita tanto amore. Di solito è molto difficile trovare un gatto che possa sembrare Piffle. Posso avere un procione? Posso avere un procione? Non me la ricordavo io questa cosa. E probabilmente dovrò dipingerlo io, perché non ce n'è uno che sembra il mio Piffle. Però secondo me faccio prima cercarne uno simile di estetica. Ecco, tipo così, così è perfetto. Lo cerco simile di estetica e poi lo dipingo io, perché non saprei come altro fare. Piffol, perché sei così complicato? Oh, eccolo! L'ho trovato! Non era difficile, l'ho trovato! È esattamente così, solo che il mio c'ha la faccia un po' più rotondetta. Che carino! Quanto è carino! Allora, Piffol c'ha le orecchie più o meno così, diciamo. Sono un po' indecisa tra questo e questo, però mi sa che questo è quello che si avvicina un po' di più. Il nasino ce l'ha, ecco, più o meno così, e ce l'ha di questo colorino molto tipo rosato scuro, ecco, esatto, più o meno rosato sporco quasi. Gli occhi sono identici, gli occhi sono perfetti, e poi lui ce l'ha sempre. È un po' strabico il mio gatto, sì, quindi lo faccio leggermente strabico perché ogni tanto è un po' strabichino. Allora, sì, dai, un po' c'è, dai, un po' c'è. Però Piffol c'ha la coda un po' più nera, quindi direi che gli mettiamo, faccio tipo così e gli coloro la coda di nero, perché vedete, tipo se si colora anche dietro è bellissima sta funzione, l'adoro. Perfetto, e sembra Piffol abbastanza. Il problema è che non mi ricordo dove altro c'aveva le macchiette, tipo qua sopra era leggerissimamente tigrato, ma non tanto. Sì, questo è Piffol, eccolo qui Piffol, sembra che è tipo zozzo qui, ma posso fare altrimenti. Ho un costume da petta, cioè guardate com'è carino, guardate che tenero. Il costume da petta blu. No, dai, non gli farò questo povero gatto, non lo torturerò così questo povero gatto, gli metto solo il collarino così, perché gli sta benissimo. Allora, vediamo un po' Talkative. Solo se vede qualcosa che gli interessa, quindi non sembra, ma vi posso garantire che il mio gatto è tipo un botto affettuoso. Cioè, molti dicono: ma i gatti non sono per niente affettuosi, non ti vogliono bene, ti cercano solo per il cibo. Non è vero, ragazzi, ve lo posso giurare, il mio gatto non è così. Lazy perché è lazy. Metto che è spocchioso solo perché appunto si chiama Spocchio per questa ragione. Esattamente così, il suo miagolio è esattamente identico a questo, è perfetto, guarda, top.
Ottimo, direi. Bene, signori, abbiamo creato anche Piffle. Ho fatto questa piacevole conversazione con voi. Per ora abbiamo creato soltanto me e Piffle perché si sta dilungando un po' troppo, penso, questo video. Infatti non so neanche se riuscirò a editarlo, non so quando uscirà, non so come uscirà, quindi scusatemi se sono stata, diciamo, molto assente. Scusatemi se in questo video ho parlato a vanvera, non so neanche se ho detto tutte le cose giuste. Nel caso mi dispiace se ho offeso la sensibilità di qualcuno, mi dispiace se molti mi hanno cercato, sono stata assente, ma purtroppo non ho, come vi ho detto, avuto molta energia, ma ci si prova. Cercherò di tornare un po' più carica di prima. Spero che voi stiate tutti quanti benissimo. Spero che questa serie vi possa piacere. Cercherò di fare il possibile per mettere degli episodi. Cercherò di fare il possibile in generale. E io vi ringrazio tantissimo per tutto l'enorme supporto che mi avete dato fino adesso anche su Instagram. Seguitemi su Instagram perché lì sono attiva H24. E niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per tutto. Scrivetemi tutto quello che volete. Se avete bisogno di sfogarvi, di parlare, io ci sono sempre, ricordatevelo. E ci vediamo al prossimo video, ragazzuoli.